Ciao Monica, siamo qui con Eloisa. Cinque. Ciao. Quattro. Tre. Due. Come la vedi? Mi presenta uno sketch, lo sketch tra Piggy dei Muppet Show e Kermit, la rana. Ok, chi è Piggy? Lei? Chi Sì. è Kermit? L'amico? L'amante? Sì, e in questa scena si manifesta tutto il suo desiderio di schiettezza, che lei vorrebbe in generale nella vita. Ti dà l'autorizzazione, Luisa? Sì, mi dice, sveliamo questo teatrino. Ok, l'amante è la fiamma? Più schietto di così? È un'anima a fine di quarto livello. Ok, la fiamma esiste? No, cioè è potenzialmente lui in un percorso insieme. Vibrazione di Eloisa. 16 miliardi. Consapevolezza. 151%. PS. 44. Vite. 1601. Cervello. Sette e mezzo. Nome del progetto di Eloisa. Viene girella, girandola. Perché? Mi fa vedere il giocattolo, no? La girandola. Con un soffio, questa parte si inizia a muovere. Gira la ruota. Ogni giorno ce n'è una, ogni Sì, fase della vita ce n'è una. e Va bene. mi fa vedere come, nonostante la struttura solida, quindi la sua famiglia, no? Unità, eccetera, c'è armonia, no? All'interno della famiglia, nonostante questo, lei è stata sottoposta, a dei venti, diciamo così, a dei movimenti avversi. Entità eteriche. Dove partire? Allora, c'è un tipo rettile preistorico, sì, tipo un velociraptor, così per intenderci, un aracnoide con la testa gialla, un ragnone con la testa gialla, e poi uno scarafaggio. Il secondo universo, scarafaggio. Anche ragno, o no? No. Questo qua è il ragno che vedo proprio come aracnoide, diciamo, è un po' sotto i felinoidi, ecco, lo vedo. E poi ci sono alcuni ragni, sì, però, che sono riferiti al secondo universo, ma questo è proprio degli aracnoidi. C'è Lucifero. Delle schiere angeliche. Sono altre cose, le schiere angeliche. Beh, mi fa vedere divisa a metà questa schiera angelica. Metà appartengono a Lucifero. E l'altra metà come Elohim. Sai che secondo qualcuno io sono Lucifero. Mi chiamo Lucio, quindi sono Lucifero.
Mi sembra giusto, no? Mi sembra logico. Non fa una piega, neanche da un punto di vista così esoterico. Siccome io sono Lucifero, uguale. Uguale. Vabbè, quando una è cogliona, è cogliona. È pazza poi, quindi è normale. Poi? E dunque, È sfigata. Poi? TL tre DL e un disincarnato. Dov'è sto disincarnato? No, io ho visto che è il piccolino, no, non nato. L'aborto spontaneo. Sì, proprio lui. Entità mentali. Vediamo se le riesco a capire, perché mi dice una che si chiama Botticelli. Minerva. Un'altra. Precipitevolissima egualmente. Valori. Precipitevolissimo egualmente 2, potrebbe essere 3 ma più 2. Minerva a volte anche 6, Dimmi attualmente un po' più sempre, 5. però dimmi sempre il valore massimo, Sì, perché se 6. toccano, ok. Botticelli qua, 4 direi. Precipitevolissimevolmente. Questo faccio un po' fatica a capirlo perché è uno scioglilingua che da un lato sembra divertente, no? È utilizzato anche un po' come un gioco, però dall'altro è un gioco che può portare ad incepparsi, ad incespicarsi. Mi fa vedere come a volte lei sceglie delle esperienze con una chiave, a volte ludica, a volte di curiosità, ok? Quindi comunque su una spinta buona, e poi quelle stesse esperienze però poi vanno a creare un po' di complicazioni nella sua vita. Okay, anche se invece la sua matrice originaria era di gioia, ecco, di stimolante, di entusiasmo. E Luisa mi ha appena scritto che a volte si trova a contare il numero di lettere della parola precipitevolissimevolmente. Ah, guarda te. Proprio di questa Vedi? Pazzesco, parola. No, sì. Penso. Ok. non ha senso, veramente. Sì, ma infatti non aveva senso neanche per me questa entità mentale, almeno adesso ce l'ha. Ecco. Ma è legata all'entità mentale questa tendenza di contare le lettere? Eh sì, perché comunque sai, è un gioco, no? Il conteggio, però allo stesso tempo è anche una roba un po' che ti distrae da altre cose, perché poi succede che magari una persona dice una cosa e tu inizi a contare le lettere della cosa che lei ha detto e ti perdi un po' il concetto che esprime. Comunque Quindi la sono dinamica 26 è un po' quella. lettere. Porca. Ah, aspetta un attimo. Oh, senti un po'. Allora, 26, 2 più 6 fa 8. Mi dà una chiave inglese che è numero 8. Sai che le chiavi inglesi hanno vari numeri, no? Chiave inglese numero 8. E ho. Aspetta un attimo, allora oggi è il 29, aspetta, mi dice di guardare oggi, quindi oggi è 29. 29-9-2022, fa 8 in totale? Te lo dico subito. Ventisei, sì, cazzo. 26. Ah, ok, ecco. Cazzo.
Va bene, va bene. Abbiamo Cioè, capito il perché. 29, 9, 2022, 9, 18 più 4 volte 2 che 8, 18 più 8 fa 26. Cazzo! Ecco. Sì. Cioè, te lo stava dicendo lei? Sì. Ti dai Sai la che poi una PS? delle sue domande sono i poteri paranormali, no? Ci siamo, sì. No, vabbè, io le ho contate per caso, non è che sono così. Però il gioco è contarle, le ho contate. Poi intanto Eloisa me lo conferma. Che chiama la numerologia, mi sta scrivendo. Quindi 26, 26 e 8. Poi la chiave inglese, l'8. E poi la PS di Eloisa ti diceva: guarda la data di oggi, fai la somma che è 26. Ora, francamente, va bene che sei una donna molto intelligente, ma te probabilmente non ti veniva in mente che 20, 29 più 9 più 2, 2022 come numeri, la numerologia, desse 26. Interessante. Molto interessante. Io mi sono già persa un po', però sì, mi sembra Ok. interessante. No, il numero di lettere di precipitevolissimevolmente è lo 26. stesso del numero della somma dei numeri della data di oggi, e Ok. questo te lo Benissimo. stava dicendo la PS così, dambè, Esatto. che voglio dire, fare dei calcoli di questo tipo in ipnosi o a occhi chiusi, ci vuole della fatica. Vabbè, comunque, Minerva, allora, il senso di questa entità mentale qual è però, che non ho capito? Scusami, precipitevoli. No, di cosa stiamo parlando adesso? Precipitevolissimevolmente. Precipitevolissimevolmente ancora? Allora, dunque, allora, vedendola in positivo, sicuramente allora la cosa che ha detto lei, ok? Questa cosa che ha detto lei, che è appassionata di numerologia, e la numerologia può essere una chiave, diciamo così, una delle vie, ok? Delle sue facoltà. L'altra cosa è però l'ostacolo è questo, cioè che lei tende a crearsi delle situazioni che inizialmente partono da uno stimolo buono, positivo, ludico, di divertimento, eccetera, però poi che ha un risvolto di complicazione, di ostacolo. Ok, Minerva, sei la più alta. Come dea della guerra, lei che ingaggia delle guerre contro tutte le problematiche del suo corpo, quindi si trova sempre a combattere contro le problematiche del corpo e si trova anche a combattere con delle questioni di vita molto gravi, molto pesanti, che la fanno proprio combattere, nel senso che deve tirar fuori artigli e denti per difendersi e per difendere anche le proprie creature, ecco, i propri figli. Botticelli. Ecco, Botticelli qua fa riferimento alla famiglia. Allora, devo capire una cosa, perché allora praticamente io lo interpreto così: siccome Botticelli parte da un soprannome di uno dei fratelli, no? Questo Botticelli era un po' robusto, allora poi tutta la famiglia è stata soprannominata Botticelli per la sua caratteristica, ok? Quindi è come se lei andasse con una propria personale vicissitudine ad attrarre tutta la famiglia, ok? Quindi una questione che è sua personale, per estensione, diventa di coinvolgimento familiare. Questo sia nel bene, come per esempio la loro battaglia comune rispetto ai Cinivac, rispetto alla visione comune, no, di tutto questo periodo, ma anche per quanto riguarda le questioni negative. Va bene, impianti. Allora mi fa vedere un cerchietto. Proprio di quelli che si mettono per tenere i capelli, no? Bello imbottito. E questo è l'impianto mentale. Poi
poi mi mostra come una barra tipo verticale naso, per barre questi impianti sono barra verticale tutto il busto. Poi mi dà i glutei, vedo come delle coppe di cera, tipo glutei. E delle sempre barre nella parte posteriore delle gambe e dita del piede destro. A cosa servono? Queste barre, tra l'altro, mi si configurano come a tratti arrugginite e a tratti costituite da materiali che portano forti allergie. Il fatto che, tra l'altro, a volte li vedo solo come delle placche, invece qua sono proprio delle barre lunghe che sembrano sia lunghe che pesanti. E come, essendo appunto costituite da questi materiali che suscitano allergie, sono in grado di provocare tante tipologie di allergie, un ampio ventaglio di allergie che spazia. Chi più ne ha più ne metta. Lei potenzialmente potrebbe essere allergica a quasi tutto. Nei momenti in cui le frequenze sono basse, veramente potrebbe essere allergica quasi a tutto. Poi? Come impianti intendi? No, le dita dei piedi, finisce con le dita del piede destro. Ok. La girandola. Causa esoterica della dermatite atopica che le dà prurito con cui è nata. Questa questione qui, allora, la dermatite è una delle manifestazioni delle allergie, ok? Poi lei è allergica a tutta una serie di altri, in particolar modo lei dice come materiale il lattice, ne ha fatto l'esempio, però proprio è una dermatite da contatto, per cui ha questo prurito, ok? Proprio la classica allergia. E vedo che è una, come dicevo, delle tante manifestazioni di queste placche qui, che sono costituiti da questi materiali potenzialmente ad alto potenziale allergico, scatenante allergie. Shock anafilattico. Come se poi raggiungesse una certa soglia quasi di intossicazione, e questa soglia di intossicazione le ha fatto raggiungere lo shock anafilattico. Allergie di tutti i tipi. Disintossicazione, sai, in questo corpo? Proprio disintossicare. La necessità di chiedersi quali sono gli alimenti di cui privarsi o da privilegiare così, nasce proprio dall'aver in qualche modo la consapevolezza che è un corpo che ha bisogno proprio di essere pulito, disintossicato. Vabbè, abbiamo detto allergie da tutto, cibi, peli di cani, peli di animali, acari e La anche alcuni qualunque. metalli. Sì, la Sì, la qualunque. qualunque, anche alcune sostanze, lattice. Ha Sì, una causa esoterica? Sì, questa degli impianti. sì. Sì. Va bene, ma gli impianti sono un mezzo. La vera causa esoterica chi è? Vabbè, la vera è lei. L'intermediario, il capo chi è? Tra le entità eteriche e mentali. Allora, dunque, chi traffica, vedo così, il rettile preistorico che traffica, no? Che traffica nel sistemare questi impianti qui, no? Però vedo che in verità tutti traggono beneficio da questi impianti. Per cui io vedo che nel momento in cui il rettile fa il lavoro sporco, diciamo così, vedo che c'è il cenno di assenso, per esempio, da parte di Lucifero. Vedo che le schiere angeliche suonano.
okay? Come un momento di giubilo, di trionfo, di approvazione. Piace a tutti, okay? Questa cosa. Perché ci sono le schiere angeliche? Da dove derivano? Potrebbero derivare da mille fattori. Se Luisa fosse stata religiosa, potrei capire. Se lo è ma non, lo è, non è così. Se fosse stata religiosa in altre vite, andiamola a vedere. Ma allora mi indica un luogo. Adesso io non so se lei è nata, cresciuta così in un luogo in cui o c'era una comunità religiosa vicina, abbastanza vicina, piuttosto che una famiglia. Mi dà come prossimità. Per questa sua vita attuale mi dà questo tipo di prossimità, no? Vite precedenti, abbastanza classica, nel senso che la vedo come una bambina cresciuta all'interno di un istituto di suore, senza genitori, lei senza genitori. Quindi viene proprio accudita 24 ore su 24 all'interno di questo istituto religioso. Quindi c'è questa forte impronta. Lei prete? Queste sono vite precedenti, Sì, un parallele prete precedenti. un po' sottomesso, no? Lo vedo. Vabbè, causa esoterica dell'asma. Purtroppo io lo collego a tutto quanto a questi impianti, cioè mi fa vedere da un punto di vista eterico come si stacchino quasi delle particelle da questi impianti che vanno a disturbarle tutta la parte del petto dei polmoni, rendendole proprio e della gola, attaccandovisi e rendendo proprio complessivamente la respirazione molto faticosa. Perché? Perché c'erano delle basi iniziali troppo buone. Lei è nata in una famiglia in cui potenzialmente, essendoci comunque un buon grado di coesione e di comunicazione, si poteva decisamente creare un gruppo di resistenza, chiamiamolo così, ok? Un gruppo di resistenza vedo sia all'interno della comunità, chiamiamola così. Loro potevano fare la differenza nella comunità, ma proprio anche una famiglia che poteva un po' spostare le frequenze del luogo e del tempo. Quindi questo non è tanto buono, perché sono troppe persone che possono cambiare le sorti. Tunnel carpale. Nel carpale questo qua però me lo dà per una vita precedente. Cioè qua la vedo tipo con un marito padrone, che anche quando andavano in giro, cioè lui la teneva in manette, ammanettata. Questo stesso lì. Non è che questo marito è ritornato in questa vita? A me dà che l'ex marito, che è quello che si è macchiato di questa grave colpa. No, 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 è l'ultimo compagno, questo. L'ex marito è solo il padre della figlia grande. Ok, sì, scusami, l'ex compagno Sì. è il figlio di quella vita lì. Ok. Sì, il figlio che aveva preso alcune, diciamo così, caratteristiche del padre, come culturalmente che fosse una roba così da fare. Stanchezza, causa esoterica. Lei in qualche modo riesce a percepire l'entità da cui è interferita, che oggettivamente sono di una certa importanza.
e vedo che cerca di opporre resistenza sia a questa entità sia anche alla invadenza, diciamo così, di questi impianti. Ok, lei cerca di ribellarsi. Questo le produce veramente tanta spossatezza costante. Mal di schiena. E io la vedo legata all'aborto. Cioè la PS dell'aborto è attaccata alla schiena? Me lo dà che si muove, cioè non me lo dà costantemente presente solo sulla schiena. Prevalentemente sulla schiena, però a volte si sposta un pochino più sul davanti. Va bene. Facciamolo subito così non ci dimentichiamo. Apriamo il portale Auro, chiamiamo tutti i disincarnati di tutte le generazioni di Eloisa, l'aborto appunto, i nonni, e chiediamo, diamo diritto di parola, diciamo, alla nonna paterna. Che brutta convinzione che c'era nel bambino. Lo Quale? sai che mi sembra quasi che. Cioè non Aspetta un attimo, eh? Perché la convinzione del bambino è quasi come se si fosse trasferita in lei, non in maniera consapevole, con questo pensiero che io sto formulando, però proprio anche come tutta una sintomatologia fisica. Dice: hai preferito far nascere lei. Come se. Amendetta. Cioè, Vic. quando era il mio turno non mi hai fatto uscire bene, ok? Non mi hai fatto venire alla luce in vita. Quando poi è stato il turno di mia sorella, sì, andava bene. Capito così? Vic. Basta consapevolezza, in questo gioco non si arriva Sì. imparati. No, infatti. Così proprio si dà un colpo sulla fronte. Cioè, come a risvegliarsi, no? Ha proprio bisogno di picchiarsi così. E vedo che lo fa, quello che mi si visualizza è ancora, sai, no? Dentro la placenta, ancora tutto quanto rinchiuso, no? Nella sua posizione fetale, ancora con il cordone ombelicale. Però vedo che con la manina riesce a farsi così sulla fronte. E che errore madornale di valutazione. Vuole dire qualcosa di utile e positivo alla mancata madre? Ma adesso però ci possiamo entrambi liberare di questo brutto pensiero. Specialmente lui. Si chiama Portale Aureo. Se vuole andare, è Sì. lì, aperto per lui. Vedo che praticamente abbandona la placenta, abbandona questo legame, perché era come se ancora ci fosse questo cordone ombelicale che li univa. È come se lui se ne andasse via con il cordone ombelicale, ma non più connesso a lei. E vedo che il suo cordone ombelicale adesso lo utilizza per agganciarsi al portale aureo. Come una specie di ancora, di gancio lo utilizza. Sì. No, beh, come vuole, se vuole usare questa immagine. Poco cambia, l'importante è che si stacchi da Sì, tutto. A parte che si è è staccato. inevitabile entrando nel portale Auro, quindi anche se vuole rimanere attaccato, si stacca di conseguenza. Nonna paterna, quattro nonni, come li vedi? Adesso mi viene quasi il nome, perché tanto lei vuole spiccare sugli altri che mi ha detto il suo nome, no? Però adesso va bene, non è che lo sto a dire. Non so come dirti, sono io, si sbraccia un po', no? Come a voler distinguersi dagli altri, ecco, no? Volersi far notare, voler avere un suo momento, ecco, così la vedo. Molto vitale, molto frizzante, ecco, con tanta voglia di fare, ecco, senza fermarsi. Così mi dà questa immagine qua. Una donna attiva.
molto le mani, mi mette in primo piano le mani, non so, magari lei le usava molto, no? Nella sua vita. Mi viene una manona gigante, sproporzionata, ecco, per Cosa lei. vuole dire Eloisa? Vedo che si tira un po' indietro, come a dire, ah mannaggia, però che bel pasticcio. Sì, anch'io ne ho fatti, di miei pasticci nella vita. Ma è simpatica lei comunque. Questo modo, anche lei che... Anche nella difficoltà è riuscita comunque a fare una battuta, a risollevarsi, diciamo così, d'animo, no? Non a farla vittima, ecco. E vedo che si connettono in questo modo qua, che non siamo vittime. Entrambe l'hanno capito, non siamo vittime. Va bene, gli altri tre nonni cosa fanno? Oh, se poi c'è un nonno che vuole dire, una nonna che vuole dire qualche cosa, non è che glielo impediamo, eh. Ma una dice, se hai annaffiato i fiori. Non Con so. questo accento torinese. Oh, basta, la ne hai innaffiato i fiori, i gerani, ne. Tanto Eloisa scrive. Esatto, lei è allergica a tutto, anche alle piante. Ma magari la nonna, a questo punto sarà la materna, allude ai suoi fiori della sua casa, quindi scarsa consapevolezza, mancanza di informazione, vicca tutti e quattro. Ora, bello, ridere, scherzare, piagnucolare, ma è giunto il momento del portale aureo, i messaggi sono stati lasciati. Li salutiamo tutti e quattro. Dimmi solo se dopo la pillola offerta l'hanno presa tutti e se hanno reagito in un qualche modo Ma a lei non interessante. piace fare tipo il decoupage, cose del genere, che mi fa vedere questo annaffiatoio, non La so, nonna il materna? decoupage, non lo so, forse è proprio a Eloisa, è una cosa a cui si potrebbe dedicare, mi fa vedere che ritaglia e poi incolla. Sì, le piacerebbe. Le piacerebbe al netto delle E lo fa, allergie. e lo fa. Ah, ok, e lo fa. Ok. Sì, questa cosa del decoupage c'è tanto. Sì, ok. Benissimo. Portale aureo aperto. Il primo ad entrare è stato il bambino, no? Dell'aborto spontaneo. E poi in coda i nonni. E poi io vedo che glielo lascia fuori, questo annaffiatoio col decoupage. Com'è un invito sia a proseguire questo suo decoupage, sia anche a provare poi di nuovo ad approcciarsi ai fiori. Perché vedo che ha fatto il decoupage sull'annaffiatoio con un girasole. Li salutiamo tutti e lo chiudiamo questo portale aureo. Ok. Chiamiamo nel cinema tutta la famiglia di Eloisa. Tutta. È in blocco, viene bella compatta, sì. Esatto. Tutti i noncini vaccati, molti fan di UFO, David Icke, argomenti da complottisti maledetti. Chiamiamo in primo piano le zie, la sorella, i genitori, ma soprattutto il papà. Perché lei sostiene che la madre, è la più lontana da questi argomenti. È anche un po' la più misurata. Mentre loro li vedo proprio degli sfegatati, chiamiamoli così, no? Per loro natura, sai, sono anche che si addentrano in discussioni anche molto animose, no? E non hanno neanche tanti peli sulla lingua, per cui se trovano chi la pensa diversamente, insomma, gliela spiattellano lì davanti, no? La madre io la vedo invece un po' più diplomatica,
Quindi il motivo per cui è anche più distante da queste cose è che lei vorrebbe un po' più mantenere dei buoni rapporti con tutti, non so come spiegare, no? Questo. Quieto vivere, la pace, il Ecco. piacere. Però si presentano tutti. C'è anche Sì. qualcuno che lei non ci ha citato. Per esempio, l'amico, l'amante. Sì, io lo vedo appunto sotto forma di Kermit, ma sai anche perché? Perché è un po' il rospo che aspetta di essere baciato per diventare principe, no? Quindi mi si presenta così anche per questa ragione qua. Perché di fatto, allora, è vero che lui è impegnato, però lui sarebbe disposto a disimpegnarsi, eh? È la più papabile fiamma in questo momento. Sì, al momento sì, anche perché veramente hanno condiviso profondamente degli aspetti di sé e dei momenti di vita come difficilmente lei può fare di nuovo. Cioè io vedo poi che lui è un uomo che riesce a capire tante situazioni, cioè non è così facile per lei trovarne un altro così, perché vedo che è un amico, confidente. Cioè un uomo su cui può contare. Onesto, leale. Va bene, abbiamo ancora una cosa da vedere. Tutte le sue esperienze di sciamanesimo, medium, hanno portato qualcosa nel bene, nel male, in positivo e in negativo? Allora, devo dire la verità, alcune interferenze sono proprio tipo le schiere angeliche, un po' si sono infoltite, allora c'erano già secondo me, però si sono infoltite anche grazie a questi incontri che lei ha fatto. Quali? Quali incontri? Ah, sciamanesimi, episodi in cui lei ha avuto contatto con una sciamana, di solito una donna, no? O medium. E poi non ne sappiamo molto, tu e io. Allora, la sciamana l'ho più vista, ma la cosa particolare è questa, che la sciamana io la vedo un po' legata al secondo universo e quindi c'è stata anche un po' un'affinità perché lei aveva già le sue interferenze del secondo universo. Però è anche vero che le capacità di Eloisa sono tali per cui ha un po' sempre doppia faccia, cioè da un lato un pochettino va a intensificarle l'interferenza, dall'altra però lei sa trarre beneficio e, al contempo, perché è vero che quella situazione lì ne ha sbloccata un'altra. Ha sbloccato quella della figlia. Sì. La figlia è nel cinema. E Sì, anche il la figlia figlio. c'è. Solo che la figlia la vedo un po' spaventata, un po' scioccata, un po' traumatizzata da tante cose. Vic. Entrambi, lei e il figlio. Fratello. Lui è un bambino, quindi. È come se vedessi lui più nella possibilità rapida. Di essere più forte. Lei la sto vedendo ancora un po' che deve ancora un po' lavorare sui disagi che ha avuto. E adesso io la vedo così. Va bene. Alimento da eliminare esiste? Lei ha questa sensazione? Non so, lei mi fa vedere che non è un alimento da eliminare, però io ti dico che mi viene quando tu mi dici le cose, no? Mi fa vedere lei che annaffia l'aloe vera. Quindi no, non c'entra niente con il. No, cioè non mi viene nello specifico, Che lo ai capito? la può aiutare, quindi l'aloe vera. Sì, esatto. Rispetto all'alimentazione, boh, forse mi fa vedere le fragole, quello fa fatica sulle fragole, per il Ma l'aloe momento. non è un forte detox. Lo è, sì. Quindi forse il senso è detox. Sì, disintossicarsi sì, profondamente.
Ma addirittura lei che potrebbe fare un bel digiuno, magari Sapere. seguita, eh. Ma sai che è anche un digiuno di 7 giorni, eh? E le arrivano, siccome poi lei lo farà a seguito di questa sessione, durante i 7 giorni di digiuno in cui rigorosamente deve bere, e io vedo che sarebbe importante anche bere con questo liquido di aloe vera, no? Tipo, le vengono proprio anche delle intuizioni sue personali su come sistemare la sua alimentazione. Però è importante perché avverrà una disintossicazione che è fisica e che è emotiva contemporaneamente. Perché c'è tanta rabbia qua da scaricare. Capacità medianiche, scrivere, olistica. Allora, numerologia sì. Mi fa vedere tipo i nomi. Nomi legati alla numerologia, perché lei vedo che può andare molto oltre rispetto a quelli che sono i dettami, diciamo così, della numerologia. È come se lei riuscisse poi ad avere delle altre sue intuizioni personali per capire che in effetti la tessitura della Matrix è fatta di numeri, ok? Perché comunque tanto è così, siamo immersi assolutamente, no? Nei numeri, nei programmi. E quindi lei riesce proprio a comprendere dei nessi fra le lettere e i numeri, fra le cose e i numeri. Quindi potrebbe essere questa la strada. Sì, e Magari non l'escrivere lo trasformandola. vedo anche come una cosa di liberazione, perché ti dico, io lei vedo tanta, tanta rabbia e vedo proprio come lo scrivere sia un modo per tirarla fuori questa rabbia. Di modo che non sia più dentro di sé, ma venga svuotata da questa rabbia. Ecco, la svuota sul foglio, me lo fa vedere. Io la vedo meglio che scrivere a mano. A mano. Nel cinema c'è l'ex marito e l'ex compagno. No, nessuno dei due. All'ex compagno mandiamo comunque una VIC. La prende? È un po' un bel furbone, eh? Perché dice la prendo dopo quando mi portano i pasti. Andiamo avanti nel tempo, andiamo ai pasti portati. La prende? La mette dentro il tovagliolo. Non la prende, no? Quindi adesso va allo specchio e si scrive sulla fronte bugiardo. Poi sul braccio stupratore e sull'altro pedofilo. Ma infatti sai che cosa usava? Usava uno di questi gloss un po' trasparenti che usano le teenager per scriverlo. Un po' perché per il richiamo, no? Dell'età proprio le teenager così. E un po' perché così è un po' più trasparente, sai, non è il classico rossetto Beh, che rimane indelebile. personale regalo, questo è indelebile. Se ne andrà in giro nel posto in cui si trova e tutti vedranno in eterico queste tre parole: bugiardo, pedofilo e stupratore. È qui per impararla, no? Questa cosa, impari. Va Vabbè, bene. sciocchezze, banalità. Mi ha provocato lei. La casa è pulita. Allora, dunque, mi fa vedere com'è anche questa rabbia che era talmente tanta che la vedo un po' negli angoli della casa, come se si trattasse, sai, di quando spolveri, quando spazi a terra e invece che raccogliere con la paletta i residui, li lasci negli angolini della casa. Ecco, vedo questo. Questa rabbia, questa forte carica di rabbia, così, posizionata sugli angoli della casa. Conosco qualcuno che lo faceva. Questo è un sintomo, diciamo, anche nel fisico di rabbia inespressa. Assolutamente.
Certo. Anche il non concludere i lavori. Va bene. Andiamo al cluster. Luisa ha fatto questa esperienza. Poi faremo una conclusione circa la sua preoccupazione tra 4 anni, che il problema del poveretto che si scrive le cose con il gloss sul corpo torni a darle fastidio, diciamo, nella vita. Lei ha superato svariati ostacoli, tra i quali, più banale in assoluto, ma molti si lamentano e piangono per problemi al computer il giorno prima della sessione. Lei non mi ha detto niente, assolutamente. Ieri, per vari motivi, rischiava di anticipare la sessione di un giorno e poi scopre che il suo computer si è fulminato, bruciato. Non mi ha detto: Lucio, sono disperata, mi ha scritto mail, come fanno molti. Ha trovato una soluzione subito. Si è fatto prestare uno da un'amica e oggi è col computer dell'amica. Fatto, finito. E ce l'ha comunicato in diretta. Ha risolto il problema molto, molto bene. Lei ha trovato il modo, che ne so, di finanziarsi questa sessione molto bene. Ha visto tutte le sessioni molto bene. Sta coinvolgendo qualcuno della sua famiglia che per sua fortuna le dà retta, ma se non le avesse dato retta, sarebbe andata avanti lo stesso. Molto bene. Quindi detox, direi che detox è la parola chiave della sua vita. Non è soltanto un modo per superare tutte questo florilegio di allergie, intolleranze. Deve togliersi, ha imparato, ha avuto una grande opportunità. Il mulino bianco non è un'opportunità, la sua vita sì. Adesso la grande scommessa è il ribaltone, la detossificazione. Con questo spirito vada al cluster. Come colei che sparge un diserbante buono in tutte queste erbacce. Poi lavorerà il terreno, lo zapperà, lo girerà, lo lascerà riposare, lo rizzapperà, lo ossigenerà, lo concimerà e infine seminerà il nuovo raccolto, il primo raccolto. Sì, perché adesso il cluster lei me lo presenta proprio come una distesa di gramigna. E lei gramigna non ne vuole più. Mi fa vedere la gramigna, mi fa vedere delle piante urticanti, altissime, molto pungenti, molto irritanti. E mi fa vedere proprio con questo gesto di magia, come se lei fosse una prestigiatrice, no? Tipo, fai così, tac, così, puff, mi fa vedere che riesce proprio a portare, con questo gesto qua, crea uno spostamento di tutta questa erbaccia all'interno del portale definitivo. Chiude e vedo che l'adeternum è come se molto velocemente lo cucisse a mano, come un ricamo. Un ricamo a mano fatto con fili di diversi colori e quindi vengono tutte le sfumature, no, di una luce di un adeternum. Quindi l'ha già fatto. Sì. Avatar. L'avatar allora dunque non c'è più, ne rimane solamente un gessetto di una lavagna ed aveva le sembianze tipo, sai, di una maestra molto severa, acida. Ha
Anche qui vedo che lei cuce velocemente tutto questo dentro, una specie di fagotto ne fa, e lo cuce velocissimamente affinché rimanga tutto dentro. E tutto questo lo butta all'interno del portale definitivo. E di nuovo rapidamente fa questo ricamo. Un altro ad eternum. Bene, le facciamo vedere adesso, le facciamo verificare adesso direttamente a lei proprio la casa. Carina, vi fa vedere come etericamente, no? Applica tutti i suoi ritagli di decoupage ad indicarmi come è tutto molto fiorito. Lei mi fa dei ritagli di fiori, okay, da decoupage, proprio a indicarmi anche la sua volontà di superare un certo tipo di allergia. E mi fa vedere come tutto quanto sia pulito, no? Fiorito. E la creatività. Quindi assolutamente la casa pulita. Nuova vibrazione. Centonovantacinque miliardi. Nuova consapevolezza. 201%. PS. 58. Vite. 921. Mamma mia, tantissimo, molti di meno, quasi la metà. Cervello. Molto bene. La vita in cui il figlio di allora era il compagno di oggi, c'è ancora? Bene. Quella l'ha rimossa completamente. Corpo emozionale, rabbia residua? Ok, adesso me la fa vedere integro, mentre prima era tutto irregolare e bucherellato il corpo emozionale, come se ci fossero state delle tarme, adesso me lo fa vedere di nuovo armonioso, integro. Ad eternum qua. Corpo fisico, come lo vedi? Nel corpo fisico ci potrebbero anche essere visibili le allergie. Sì, guarda, qua vedo che mi fa i ritagli sempre di decoupage di vari soli e girasoli, me li rappresenta così gli ad eternum, e vedo che me le mette diversi proprio tipo sulle mani, sulle braccia, per la sua dermatite, sul viso, me li sta mettendo, intorno alla bocca. E vedo un po' che si sta tappezzando, come se lei fosse un oggetto di decoupage, ok? Corpo mentale, un altro ad eternum anche qua. Sì, ok. Su tutta la fronte e la testa. Vedo proprio quasi che vibra in questo momento, pulsa. Uno nel corpo eterico e uno nel corpo subliminale. Sente proprio il bisogno di appoggiarlo sul petto, sul cuore. Va bene. Kermit cosa fa? Sorride, applaude. Ci sentiamo dopo, dice. Le zie cosa fanno? E vai, forza! Si La sorella? complimentano. La sorella la vedo molto emozionata, commossa, orgogliosa.
Il papà? E lui rimane un pochino più tutto d'un pezzo ed è molto fiero che quello, lei sia sua figlia, è proprio mia figlia. La mamma è un po' meno borghesotta, la mamma. La mamma dice, dai che sei brava, un po' così più calmierata, no? Domanda Eloisa, test finale da missione al futuro. Ammissione al futuro. Una sola domanda a questo test. Chi è Dio? Mi fa vedere tutte le freccette rosse, no? A decoupage sempre, no? Tutte le Benissimo. freccette rosse che indicano lei stessa. Benissimo, allora apriamo una porta, questa porta dà nella macchina del tempo, andiamo nel futuro, tra 4 anni. Allora, 4 anni di passato. Il leone esce dalla prigione. La trova intanto diversa. Quasi irriconoscibile, lui potrebbe pensare, perché vedo che è come se lei rimettesse mano a se stessa completamente. In questa sua disintossicazione che lei fa, vedo che avrà proprio una ripercussione tipo sulla sua pelle, sui suoi capelli, al punto quasi non so come dirti, veramente da vedere una trasformazione fisica in lei, anche come luce degli occhi. Quindi quasi la difficoltà da parte di lui di sostenere questa luce. Come se lei fosse proprio in grado di creare una sorta di cordone di protezione intorno a se stessa, intorno alla sua casa, intorno ai suoi figli naturalmente, e dove lui proprio energeticamente non è compatibile, non si riesce ad avvicinare. Quindi lui cercherà di rivedere il figlio che avrà 11 anni, con tutto un percorso molto complicato, insomma, non... o Allora, vedo che ci dei tentativi rinuncia. ci sono, ok? Però è come se si sentisse continuamente respinto. Ma respinto, cioè non ti parlo solo la persona non mi vuole, dice di starmene lontano, eccetera, ma un senso di rifiuto molto più profondo che è proprio energetico, cioè sente proprio un'incompatibilità insanabile. Ok, c'è un giorno, un momento di rincontro, anche in presenza di assistenti sociali, psicologi, di fatto tra lei e lui? Prima, Prima però di 4 anni, secondo ok, me. Sì, c'è sì. questo evento, Sì. benissimo. Facciamo quello che ci pare, chiediamo a Eloisa di mettere in quell'incontro nel futuro un ad aeternum. Anche il figlio vuole metterlo. Bene. Mamma, t'aiuto. E tutti, in tutti i punti in cui rincontrerà, con queste condizioni, nella linea temporale come adesso, lei mette un ad aeternum, non tanto per assicurarsi, quanto per assicurarsi, no? Una situazione comoda, quanto per dire a se stessa, questo io quello che posso fare, questo è il mio enorme potere e sono io che decido come andranno le cose. Soprattutto questa parte. Certo. È lei che comanda. Con cosa? Con l'energia. L'energia è tutto. Anche soltanto chiedersi cosa avverrà tra 4 anni è già dare un potere a questo evento. Io vedo che in lei si sta creando la consapevolezza, che non c'è un finale predefinito e inevitabile di questi 4 anni, che lei è in grado di creare, delle varianti, che proprio attraverso il suo lavoro energetico, gli eventi si possono incastrare in un modo diverso. Non c'è un esito inevitabile. Benissimo, nuova vibrazione, vediamo se è ancora 195. 230. Beh,
nuovo cervello, 10.8. 10.9 mi viene, sì. Bene, bene, bene. Figlia, cambiata, quello che ha Guarda, visto. allora le vedo vicino entrambi, sia il bambino che la figlia è vicino a lei. Vedo Eloisa che l'abbraccia sulla spalla e che in questo momento così ha bisogno così molto della presenza di lei, del suo affetto, del... Ma vedi anche una specie di team tra lei e i figli? Sì. Sono Sì, molto uniti. uniti. Sì, però il bambino lo vedo un po' più indipendente, perché il bambino lo tiene per mano, ma il bambino è un pochino staccato da lei, mentre la figlia che è abbracciata alla madre è proprio incollata alla madre. Messaggio finale di Eloisa. Questa è la mia Suggerisco. famiglia, ma soprattutto questa sono io. E vedo lei che si guarda davanti allo specchio in una cornice, tra l'altro molto bella, barocca. La vedo dopo la disintossicazione. Poi mi porta lo sguardo sotto, come se fosse una specie di specchio scrittoio anche. Mi fa vedere che tutti i cassetti sono stati proprio finemente dipinti da lei. Anche come si può dire, riarrangiati, ok? Restaurati, vedo da lei. E mi fa vedere lei con un quaderno aperto davanti. La vedo decisamente più bella e la vedo con tante idee, e dice: ho tante idee da buttare giù. Molto bene. Che altro? Immagine finale? Vedo che lei che chiude questo quaderno, un quaderno che è color azzurro acquamarina e tipo dorato sopra c'è scritto la mia vita. Disconnettiti da tutto e tutti.